Buongiorno, sono Maria e faccio parte della scuola prima e seconda M di Radio Condoli dell'Istituto Comprensivo 2. Partecipiamo al progetto europeo QR Code e abbiamo scelto di svolgere un'attività che riguarda l'autoregolazione intitolata Throwing Stones. Questa risorsa didattica usa il role playing per indagare sulle ragioni per cui le persone attuano atti violenti in risposta ad una situazione problematica. Ed è un'attività volta ad ampliare il punto di vista degli studenti, permettendo loro di comprendere il comportamento degli altri con più flessibilità. Questo permette di approfondire anche temi e problematiche di attualità con il fine di sensibilizzare i ragazzi su diversi scenari. Il principale obiettivo è dunque quello di sviluppare un certo senso di compassione e responsabilità attraverso una riflessione sulle cause e le conseguenze di un atto di violenza che non deve essere visto come una soluzione. Buongiorno ragazzi, oggi iniziamo un'attività per il progetto Erasmus QR Code che si chiama Throwing Stones ed è un modo per riflettere su certe reazioni un po' esagerate. Quindi vorrei che rifletteste un pochino sulle vostre esperienze. Ci sono stati dei momenti in cui vi siete sentiti particolarmente arrabbiati o frustrati? Avete sentito la necessità di agire in maniera distruttiva e violenta? Simone. Un giorno al calcio praticamente nella mia squadra giocava una partita e appunto un bambino forse era gli stava antipatico, non lo so, mi ha tirato un calcio apposta. Io a quel punto mi sono arrabbiato e volevo anche io tirargli un calcio, ma poi invece ho ragionato e ho detto: ma perché tirargli un calcio? Non ha senso. Poi le cose sarebbero peggiorate. Allora mi sono trattenuto e ho cercato di farmela scivolare giù, di passarci sopra. Bravo. Vi mostro alcune immagini che possono rappresentare degli episodi particolari di violenza. Secondo voi, quali sono le motivazioni che hanno portato tutte queste persone a reagire in questo modo? Ci sono dei modi, conoscete dei modi per evitare questi atti di violenza? Per me ci sono molti modi per, come dire, non fare accadere più queste cose, tipo parlare con qualcuno o se no fare qualcosa che ti rende rilassato, quindi giocare tranquillo con gli amici che comunque sai che raramente potresti litigarti. Bene Samuele, bravo. Lorenzo, stai. O se no, un altro modo, secondo me potrebbe essere anche fare yoga, ma anche fare qualcosa che ci piace e che quindi ci faccia tutte le spalle. Bravo, va bene, ok, questa è un'ottima proposta. Enea. Usare qualcosa, qualcuno per parlarne, poi pensare a cose positive, non negative. Ok. Allora ragazzi, adesso vi distribuisco questa fotocopia in cui trovate delle linee guida per imbastire, per sviluppare una specie di role play, cioè una recita in cui dovete appunto inscenare un episodio che culmina proprio con il lancio della pietra da parte di un personaggio.
role play ti ha aiutato a capire cosa può scatenare un atto di rabbia come lanciare una pietra? Perché pensi che alcune persone sentano il bisogno di danneggiare o ferire qualcosa o qualcuno? L'atto di violenza risolve veramente il problema che lo ha causato? Perché? Perché no? L'attività ti ha aiutato a capire meglio le tue stesse esplosioni di rabbia o relative a persone che ti circondano? La rabbia e la violenza sono due aspetti che caratterizzano la guerra oppure atti terroristici. Riesci a comprendere cosa porta le persone a combattere una guerra o le minacce terroristiche che alcuni paesi affrontano? È importante cercare di capire cosa c'è alla base di un atto violento? C'è differenza tra capire cosa ha scatenato quell'atto e giustificarlo? Qual è il modo migliore per rispondere ad una violenza? Il role play mi ha aiutato molto a capire cosa causa la rabbia. Io credo che il miglior modo per rispondere alla violenza basta semplicemente parlare. Per me le persone sono spinte a fare la guerra per motivi ormai economici e politici, quindi non credo che ci siano state guerre per vendetta, diciamo, quindi per violenza pura. Secondo me picchiare qualcuno con violenza fisica è piuttosto sbagliato, perché comunque potremmo fare male a qualche persona, appunto qualcuno, e quindi sarebbe meglio sfogarsi su un oggetto, quindi per esempio un cuscino, che a cui non possiamo fare niente. Che per rispondere alla violenza sempre sarebbe meglio passarci sopra e quindi per lì va bene, ma poi passi sopra e non ci pensi più. Ma se in casi estremi si può anche passare alla difesa, ma e quindi anche senza esagerare. Allora, questa attività mi ha aiutato molto a reagire e a trattenere la propria rabbia. E quindi così posso provare, e anche voi potete provare, a trattenervi di più e a non dimostrare la rabbia e la violenza fisica. Cioè provando a parlare e a magari mettersi d'accordo, e anche senza dover usare la violenza. I ragazzi hanno manifestato un grande interesse nei confronti dell'attività, che è stata utile anche come canale di sfogo per le proprie delusioni o piccoli litigi. Hanno infatti raccontato diversi episodi personali e il sentimento che è stato maggiormente preso in considerazione come causa scatenante è sicuramente la rabbia. Non solo come risposta per proteggersi fisicamente, ma anche per difendersi dai pericoli emotivi, come per esempio subire un torto oppure sentirsi svalutato o vivere un'ingiustizia. E la cosa più importante è che hanno avuto la possibilità di soffermarsi a riflettere sui comportamenti propri ed altrui in un'ottica diversa, cercando di spiegare o quantomeno comprendere maggiormente certi atteggiamenti e reazioni. Inoltre hanno anche avuto modo di riflettere sulle differenze tra capire ciò che causa un atto di violenza e giustificare la violenza stessa. È stato quindi un percorso interessante che ha permesso ai ragazzi di aprirsi e di conoscere meglio se stessi e gli altri. The more you love, the more you live. The more you